Padre Giuseppe Calderone, tu hai scritto il testo del musical L'amore salverà il mondo, ovviamente concentrato e incentrato su padre Pino Puglisi. Da che cosa sei partito per realizzare questo musical? Ma intanto c'è un motivo personale di affetto grande alla figura di padre Pino Puglisi, però cercando di rendere un servizio che fosse quanto più genuino, sincero, diciamo, abbiamo insieme agli altri autori, ci siamo smontati di quelle che erano le nostre conoscenze, abbiamo iniziato a fare la visita ai diversi testimoni privilegiati, quindi collaboratori, giovani che hanno partecipato al percorso sacerdotale di padre Pino Puglisi nella realtà di Godrano, nella realtà di Palermo, e quindi abbiamo messo insieme i tasselli per poter presentare, che l'obiettivo del musical è presentare padre Pino Puglisi a chi oggi non l'ha conosciuto. Siamo al 26esimo quasi anniversario del suo martirio, il 15 settembre 1993, e quindi la possibilità di farlo conoscere oggi a chi non lo ha mai conosciuto. Parliamo di tempi, quanto tempo avete impiegato nel progettarlo, realizzarlo e adesso promuoverlo? Ci sono 2 anni di lavoro che insieme a Michele Paulicelli, che fra l'altro è autore di Forza Venite Gente, abbiamo proprio fatto questo percorso dei testimoni e poi cominciato a pensare insieme un canovaccio, quindi che fosse la guida a questo percorso per presentare padre Puglisi non solo nella parte finale violenta della sua morte a Brancaccio, ma nel suo percorso sacerdotale umano che lo vede da Godrano a Brancaccio. E invece ci sono state delle difficoltà nel realizzarlo o tutto è andato come progettato? Beh, la difficoltà, diciamo, l'interrogativo, soprattutto quello che mi ponevo io, era quello di non tradire tutte le persone che hanno conosciuto padre Puglisi, quindi la preoccupazione anche con temi forti, perché nello spettacolo ci sono momenti abbastanza leggeri, spensierati, con un trio cabarettista che interviene, dico, in diverse fasi, ma ci sono anche momenti cruenti, forti, nei quali si toccano delle tematiche vissute da padre Puglisi, una faida accaduta a Godrano. Ho cercato, diciamo, di capire intanto di non tradire, cercare di non tradire la figura di padre Puglisi, perché a 25 anni tanti non l'hanno conosciuto, ma tantissimi lo hanno conosciuto, e quindi la preoccupazione era quella di non presentare un padre Puglisi a piacere mio, a modo mio o anche degli altri autori, e quanto più veritiero, rispondente alla realtà. Questa sera sul palco di Notti Clandestine lo promuoverete. Come, oltre questo evento, state pensando alla sua promozione? Beh, intanto c'è un lavoro particolare che è fatto con le scolaresche, perché lo spettacolo del musical, che nella forma integrale è fatta di 2 atti di 1 ora ciascuno, abbiamo anche pensato una formula per, nella realtà, matinee per le scuole, e già durante l'anno, un anno di vita che ha il musical, abbiamo avuto una 15ina di repliche al Teatro Savio, con la partecipazione quasi sempre tutto esaurito delle scolaresche di Palermo e provincia. Stiamo continuando questo perché prima che portarlo personalmente, l'interesse prima che portarlo in giro è far conoscere la realtà di padre Puglisi ai giovani di Palermo e della Sicilia. Oltre questo c'è anche, abbiamo avuto la possibilità, ospitando a Palermo il convegno nazionale di pastorale giovanile, di presentarlo ai direttori della pastorale giovanile di tutta Italia, delle diocesi italiane, e abbiamo diverse richieste di interesse. Però dico, il musical intanto cammina non solo con la messa in scena dell'opera, quindi con gli attori in carne e ossa, il corpo di ballo, i cantanti, ma cammina anche con la promozione del CD musicale, del testo, dove il copione, quindi chi vuole lo può anche leggere, studiare o realizzare in signore parte. Signori, buonasera. E quindi questo.
Piero Macaluso, tu dirigi il Teatro Z, un teatro che nasce a Termini Imerese, lavora a Termini Imerese, si muove in tanti posti ed è un teatro sperimentale. Perché il teatro la scelta del teatro sperimentale? Allora, la scelta del teatro sperimentale innanzitutto nasce dalle mie radici, che sono quelle appunto dei miei studi, perché io ho studiato al Teates di Michele Perriera, che era una scuola di 3 anni a Palermo. Michele Perriera era un drammaturgo importante, un regista molto importante a livello nazionale, che aveva aperto questa scuola e ha dato i natali a tantissimi attori palermitani e non. Io ho frequentato quella scuola e già Michele era nelle sue corde quella di rompere certi meccanismi consueti della comunicazione teatrale. Poi appunto, avendo conosciuto Silvio Benedetto, il teatro negli appartamenti, e avendo vissuto per un po' in quel periodo a Roma, dove c'era un'esperienza in Italia che era molto importante, che era quella dell'avanguardia romana, che poi si è espansa in tutta l'Italia, portando appunto avanti il concetto di una rottura di schemi consueti del teatro, io me li sento molto addosso, come radici, ecco perché cerco sempre un punto di vista un po' diverso. Ora bisogna dire anche che il teatro, dopo tutti questi anni, e parlare di teatro d'avanguardia, sperimentale, è un po', come dire, è abbastanza desueto come termine, perché in realtà ormai il teatro è tutto teatro, ecco, anche i grandi registi dell'avanguardia sono arrivati ai teatri stabili e dopo tanti anni, quindi ormai questo teatro sperimentale, diciamo, che fa parte del nostro modo di far teatro in Italia. Però noi possiamo sempre parlare di una sperimentalità nella costruzione dello spettacolo. Noi rompiamo quello che è il meccanismo classico delle prove, per esempio, in cui cominciamo prove a tavolino, la lettura, poi ci mettiamo in piedi, poi recitiamo e cerchiamo un contatto tra di noi con un pubblico che ci guarda dal buco della serratura. Ecco, questi schemi per noi sono molto ottocenteschi, li rompiamo, cerchiamo sempre altri meccanismi, ecco perché io scrivo dei copioni che sono dei canovacci e poi man mano prendono vita durante le prove, sperimentando con gli attori, prendendo molto da quello che propongono i miei attori, e nello stesso tempo poi il copione finale ce lo abbiamo solo al debutto, e anche dopo un paio di repliche si potrebbe ancora rivedere qualcosa. E cerchiamo sempre un coinvolgimento del pubblico, perché per noi è fondamentale che il pubblico diventi una parte attiva dei nostri spettacoli e che non sia solo un mero testimone di quello che succede sul palcoscenico. Attraverso il teatro si riesce a dire molte cose, si riesce anche a scoprire un po' di più se stessi. Sì, questo è sicuramente vero. Io lo vedo nella scuola di formazione che abbiamo fondato ormai da un po' di anni. Già quest'anno, l'anno scorso, sono usciti il primo triennio, diciamo, della nostra scuola di formazione. Sono ragazzi e anche persone adulte che ora lavoreranno con me in compagnia, perché questo è un lavoro sul territorio vero e proprio. La scuola di formazione forma persone che poi io spero restino sul territorio a lavorare con noi. È un modo anche per dare una continuità, che nel teatro è molto importante, che non resti un singolo evento e basta, chiuso lì in una sera, ma che diventi continuità come attività culturale del territorio. E dicevo, lo vedo nei giovani che si avvicinano, che per loro è una forma di crescita non solo culturale, ma anche psicologica e umana, che è molto importante. Lo vedo anche nei bambini, nella nostra scuola di formazione di bambini, perché abbiamo una trentina di bambini che ogni sabato mattina vengono a fare teatro da noi, fanno teatro con non animazione, che è tutto un altro tipo di lavoro, ma fanno teatro con esercizi teatrali come quelli degli adulti, e io vedo che loro da 8 anni fino agli 11 hanno una crescita veramente umana che per loro è molto importante. Una vita spesa per il teatro, per questa grande passione, che oggi ti è stato riconosciuto con la consegna di questo premio, il premio Gatto Berlacio.
consegnato proprio dal presidente della Federazione Italiana Teatro Amatori. Sì, io credo che sia questo un segno importante, perché dopo tanti anni che con il Teatro degli Amatori, con cui io ho molto partecipato e anche lavorato nella mia carriera, durante la mia carriera, perché spesso le cose si fondono, diciamo, le esperienze, ci si incontra, e devo dire che per me è un periodo, quello che ha detto Carmelo Pace, quando li ho incontrati, quando sono rimasto in questo territorio e ho lavorato un po' con loro, è stato una grande, anche per me un grande momento di formazione, un po' perché lavoravamo con un grande regista, un po' dimenticato, che è Accursio Di Leo, ho scomparso un po' di anni fa, che era un grandissimo regista degli anni del Novecento, uno che si è formato con la scuola di Charles Dullin, che è un grandissimo del teatro internazionale. E quindi questo contatto anche con questo grande artista per me è stato molto importante all'età di 16-17 anni, e per me è importante un po' perché fra qualche anno faccio i primi 40 anni di teatro, che sono già un bel po', e un po' importante perché per me è come un segno, come un incontro tra quello che è il teatro degli amatoriale, che ha una risorsa culturale sui territori importantissimi, e con me che invece sono un professionista, che faccio questo di professione e che per tanti anni invece c'è stata sempre un po' una diatriba sul fatto che chi lo fa per professione ha meno passione, chi la passione appartiene solo agli amatori. Io credo che la differenza non esista veramente su questo campo, credo che quello che è l'unica cosa che ci accomuna è il teatro, è il bel teatro, perché il teatro non ha distinzioni né di sorta né di genere, si divide solo in cattivo teatro e in un teatro buono, ecco.